Sapevate che il Tempio di Gerusalemme deve essere ricostruito sulla spianata del Tempio? Fa parte dell'adempimento delle profezie, quelle che includono il ritorno di Gesù Cristo ad Armageddon. Gesù verrà, come è scritto in Ezechiele 43, dal verso 1 al 3, e attraverserà la porta ad est, che ora è sigillata, ed entrerà nel Tempio ricostruito, la casa di Dio. Lì, come è scritto in Daniele capitolo 8, Cristo purificherà il santuario. Nessuna di queste profezie può essere adempiuta se prima il Tempio non è ricostruito. Questo Tempio è descritto ripetutamente come il Tempio di Dio. Ebbene, come si potrà realizzare questo? Sono già state intraprese azioni concrete in Israele e in tutto il mondo. Ebrei, che hanno studiato le scritture, si stanno preparando a ricostruirlo. E questa è una tra le profezie più meravigliose. Salve, sono Grant Jeffrey. Benvenuti in Profezie Bibliche Rivelate. Come abbiamo già detto, sono già state avviate iniziative per ricostruire il Tempio. Ma molti cristiani non sanno che Israele si sta preparando ad azioni concrete per realizzarlo. Appena 15 anni fa c'erano solamente dei piccoli gruppi a favore di questa ricostruzione, che non erano tenuti in grande considerazione dalle autorità ortodosse e politiche. Oltretutto, meno del 5% della popolazione in Israele era favorevole alla ricostruzione del Tempio. Tutto questo però adesso è cambiato, possiamo dirlo. Oggi c'è un interesse crescente per la ricostruzione, anche tra i non religiosi. Alcuni ebrei, individualmente, anche se solo dal punto di vista politico, vogliono dire al mondo, e specialmente a quello arabo, ci siamo qui per rimanerci e non andremo via. Molti, nelle nazioni arabe e i palestinesi, lanciano accuse verso gli ebrei, considerandoli usurpatori e conquistatori, come i crociati che avevano conquistato per 200 anni e poi furono scacciati via. È loro opinione che, nonostante tutte le guerre vinte da Israele, alla fine questa sarà ricacciata in Europa e nel Nord America. Anche dal punto di vista politico, molti israeliti cominciano a dire: se possiamo ricostruire il Tempio, potremo dire al mondo che rimarremo qui per sempre. Questa è la nostra terra, e Gerusalemme è la nostra capitale ancora una volta. È entusiasmante rendersi conto che per la prima volta nella storia si stanno realizzando azioni pratiche. 15 anni fa questo sarebbe stato impossibile, mentre oggi sta diventando sempre più condiviso tra la popolazione. I quotidiani di Israele, come il Messaggero di Gerusalemme e la Gazzetta di Gerusalemme, hanno intervistato varie personalità che sono state recentemente nominate nel Sinedrio, il più grande concilio che per oltre 1600 anni aveva cessato la sua attività, ma che è stato ristabilito nel gennaio del 2005. L'unico scopo del Sinedrio, come annunciato dai giornali e dalla radio militare israeliana, è scegliere i regolamenti e il luogo per il Tempio, autorizzare la formazione dei sacerdoti per ristabilire le offerte sacrificali, proprio come descritte in Levitico. È straordinario il cambiamento che si sta verificando nella coscienza degli israeliani. Questi si rendono conto che è arrivato il momento. È arrivato il momento di ricostruire il Tempio. Ad esempio, il più grande rabbino di tutti i tempi, Moses Maimonides, ha scritto nel 1200 d.C. 14 volumi che codificano la legge ebraica. In uno di questi, intitolato alla ricostruzione della casa di Dio, egli afferma che è essenziale ed è un comando da parte di Dio riedificare il suo Tempio. E che nel momento in cui Israele sarà ancora nella sua terra e avrà la capacità politica per realizzarlo, il Tempio dovrà essere ricostruito. È trascorsa una sola generazione da quando Israele ha riconquistato Gerusalemme e il Monte del Tempio. Dopo una sola generazione, dalla riconquista della meravigliosa città santa, credo che nella nostra generazione Israele ricostruirà il Tempio. Io quindi vi invito a studiare con me questo fatto eccezionale e decisivo. I passi pratici per la ricostruzione del Tempio. I preparativi per la ricostruzione del Tempio.
delle profezie più interessanti dell'Antico e del Nuovo Testamento è la ricostruzione del Tempio negli ultimi giorni. Nella Bibbia ci sono oltre 40 profezie sul fatto che ci dovrà essere un terzo Tempio. Un tempio costruito dagli ebrei, in cui saranno offerti sacrifici giornalieri di agnelli. E questi sacrifici saranno fatti cessare dall'Anticristo a metà dei 7 anni della grande tribolazione. Nella Bibbia ci dice, nel momento in cui l'Anticristo farà cessare i sacrifici giornalieri, qualcuno, probabilmente un ebreo cristiano, gli procurerà una ferita a morte con un colpo di spada al collo oppure alla testa. L'Anticristo morirà e tutto il mondo vedrà che questo leader mondiale, che fino a quel momento aveva affermato di essere il Messia, è morto. Tuttavia, risusciterà satanicamente dalla morte, probabilmente alcuni giorni dopo a imitazione della profezia su Gesù. E una volta resuscitato, Apocalisse 13 ci dice che tutto il mondo adorerà la bestia, che è stata ferita dalla spada, ma che ancora vive. Il Tempio ha un ruolo determinante negli ultimi giorni. Ma ci può essere un nuovo Tempio? Allora, se noi guardiamo oggi, guardiamo le fotografie meravigliose del Monte del Tempio, riusciamo a vedere che centralmente vi è costruita la meravigliosa Moschea della Roccia. Questo è probabilmente l'edificio religioso antico più meraviglioso al giorno d'oggi. Io l'ho visitato e anche fotografato più volte. È un edificio situato comunque sul luogo dove molte autorità musulmane ed ebraiche pensano che fosse situato l'antico tempio. Al centro c'è una roccia, considerata dai musulmani e da alcune autorità ebraiche come la roccia dove Isacco stava per essere sacrificato e dove Dio ha provveduto soprannaturalmente un montone come sacrificio, in modo che Isacco non dovesse essere sacrificato. Gli archeologi hanno tuttavia fatto delle scoperte interessanti, che indicano come il sito originale del Tempio non corrisponde all'attuale posizione della Moschea della Roccia, ma era piuttosto posizionato sulla spianata a nord della Moschea, dal lato opposto alla porta est sigillata. Secondo questa valutazione, è possibile che il Tempio possa essere ricostruito senza recare disturbo in alcun modo alla Moschea della Roccia o alla Moschea di Allah, situata ancora più a sud. Secondo la legge giudaica definita status quo, stabilita prima dai turchi, osservata durante il mandato britannico e conservata dagli ebrei, è impossibile cambiare la destinazione di un luogo religioso. In altre parole, se questo è musulmano, deve rimanere musulmano. Alcuni studiosi sostengono perfino che la Moschea della Roccia sarà in qualche modo eliminata, probabilmente da un missile oppure un terremoto, per lasciare posto al Tempio. Il cambiamento di destinazione è impraticabile. Israele, per la sua stessa legge, non lo può attuare e le nazioni del mondo non sarebbero mai d'accordo. Tuttavia, il Tempio sarà ricostruito e quindi ci dovrà essere un'altra soluzione. Credo che questa si trovi in Apocalisse 11, 1 e 2. Giovanni è stato portato dall'angelo nel futuro ed ecco che cosa ha visto. L'angelo gli ha detto, misura il Tempio, l'altare e quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile, perché è stato dato ai gentili per 42 mesi. Io credo che Giovanni, circa 2000 anni fa, ci abbia detto che accanto alla meravigliosa Moschea della Roccia, appena a 45 metri di distanza a nord, ci sarà il muro sud del Tempio ricostruito. E fra i due non ci sarà alcun accostamento. Per ben 2000 anni dalla distruzione del Tempio, gli ebrei hanno pregato 3 volte al giorno e la loro preghiera è stata questa, che nella tua volontà il Tempio sia presto riedificato ai nostri giorni. In Esodo 25, verso 8, abbiamo la profezia e il comandamento di Dio. Mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Questo comandamento è stato dato per primo a Mosè e ha trovato inizialmente adempimento nel tabernacolo nel deserto, in Esodo. Il re Salomone, 500 anni dopo, in obbedienza al comandamento di Dio e per il materiale accumulato dal padre, re Davide, secondo il modello dato da Dio al re Davide, come detto in 2 Cronache, ha costruito il Tempio, l'edificio più meraviglioso per quei tempi, ricoperto d'oro. Questo edificio aveva più ricchezza all'interno di ogni edificio mai costruito prima e dopo. Fu costruito e diventò il centro dell'adorazione. L'arca del patto vi fu portata all'interno
è situata nel luogo santissimo. Quindi ripresero le offerte di animali sul Monte del Tempio. Noi sappiamo che ci sono profezie precise sulla ricostruzione del Tempio. La Bibbia ci dice, in Micea, capitolo 4, verso 1, «Ma negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli, e ad esso affluiranno i popoli». Il monte del Tempio è sul monte Moria. Anche se questo non sembra un monte grande, la Bibbia ci dice che le nazioni invieranno rappresentanti al Tempio per sempre, in futuro. Il Tempio quindi dovrà essere ricostruito. In Israele oggi c'è un gruppo chiamato i fedeli del Monte del Tempio, attivi sia religiosamente che politicamente, per stabilire le condizioni per la ricostruzione del Tempio. Anche se questi trovano opposizione, una volta all'anno portano simbolicamente una pietra sul Monte del Tempio. È ovvio che la polizia li ferma continuamente, ma loro ricomprano questa pietra per le fondamenta e la portano su un autocarro. In questo modo mostrano il loro impegno nella ricostruzione del Tempio, per quando Dio ne darà il segnale. Il Sinedrio era il più alto e importante consiglio in Israele. Ricordate che ai tempi di Gesù il Sinedrio si è incontrato nella stanza attigua al Tempio? Sappiamo che Nicodemo e Giuseppe di Arimatea erano entrambi membri del Sinedrio. Questi 71 alti rappresentanti ebraici amministravano la legge e la interpretavano e hanno giudicato Gesù. Il Sinedrio fu sciolto nel 450 d.C. e si riunì per l'ultima volta in Tiberiade. Per 1500 anni non ci fu più Sinedrio, nessuna alta corte di giustizia per il popolo ebraico. Ma senza Sinedrio il popolo ebraico non può scegliere la legge, le regole, il luogo e non ha indicazioni per il sacrificio di animali. Se il Tempio doveva essere ricostruito, quindi era necessario riconvocare il Sinedrio. Nel gennaio del 2005 il nuovo Sinedrio è stato riconvocato. Si è prima riunito in Tiberiade, nell'autunno precedente, e poi nel gennaio 2005 in Gerusalemme. È stato scelto un presidente temporaneo e si sono riuniti 71 dei capi rabbini, tra cui c'era anche il rabbino che fu il primo ad avvicinarsi al muro del pianto, al muro occidentale, nel giugno del 67, quando le truppe conquistarono la città vecchia di Gerusalemme e il monte del Tempio. Questo rabbino ha consacrato 20 anni della sua vita per ricomporre e fabbricare oltre 80 tra gli utensili necessari per l'adorazione al monte del Tempio, come la menorah d'oro, il pettorale del sommo sacerdote e la tavola della presentazione dei pani. Questi arredi sono già stati ricostruiti accuratamente, secondo le indicazioni della Bibbia, come anche del Talmud e della Mishnah, che descrive l'adorazione ebraica antica. Questi utensili ricostruiti rendono possibile la ricostruzione del Tempio. Il Sinedrio ha recentemente approvato il luogo esatto dove il Tempio sarà ricostruito, ha autorizzato la formazione di un gruppo di leviti e il sacrificio di animali. Si stanno dunque preparando per uno degli adempimenti più sensazionali della profezia nella storia. Quindi stanno preparando gli utensili per l'adorazione. Inoltre hanno anche censito al computer più di 30.000 Kohenin. Questi sono ebrei che hanno come cognome Cohen. Gli unici ebrei che possono trovare la loro appartenenza ad una tribù sono quelli della tribù di Levi, mentre ci sono molti altri ebrei che appartengono per memoria ad altre tribù, come Giuda e Dan. Ma gli unici che possono provare la loro appartenenza sono quelli con il cognome Levi, o nella tribù di Levi, quelli con il cognome Cohen o la variante Kohenin. I Kohenin erano discendenti di Aaron, impegnati nell'adorazione del Tempio, con la musica e altri aspetti della lode. Questi Kohenin, censiti al computer e disposti al servizio, quando il Tempio sarà ricostruito, sono un segno molto incoraggiante. Ma quali sono le difficoltà nella ricostruzione? Il capo rabbino in Inghilterra, 19 anni fa circa, ha scritto una dissertazione famosa. Ha detto: non possiamo ricostruire il Tempio o ristabilire il servizio di adorazione perché non esiste più uno degli elementi principali. Non è più disponibile un colore blu usato per le vesti del sommo sacerdote,
e questo era considerato un problema molto grande. Sembrava estinto un mollusco dal quale si poteva estrarre questo colore. Ma solo 11 anni fa, i subacquei israeliani hanno trovato nel Mar Morto proprio questo mollusco, rarissimo, e ora è disponibile una quantità sufficiente per riprodurre questo colore eccezionale. Ora, dovete sapere che molti anni fa sono stato in Israele, all'Istituto del Tempio, quello che ha creato molti degli utensili del Tempio. Lì mi è stato gentilmente offerto questo lino dal colore davvero particolare, il lino che sarà usato per le vesti del sommo sacerdote. Ora, dovete sapere che questo lino è nuovamente disponibile e non sarà più un ostacolo alla ricostruzione del Tempio e all'adorazione nel Tempio. Un altro degli elementi mancanti era molto chiaramente l'olio dell'unzione, descritto in Esodo 30. Mosè era stato istruito da Dio a ricavarlo da 5 ingredienti diversi, tra cui c'era anche il cinnamomo aromatico, un olio molto costoso, sostanzioso e raro, derivato da una pianta aromatica che cresceva solamente in 2 luoghi, a Gerico e En-Gedi, vicino al Mar Morto. Ma l'armata romana, al suo passaggio, lo aveva distrutto. Marco Antonio era così affascinato da Cleopatra che le aveva donato quest'olio dall'essenza eccezionale proveniente da Gerico. Ma lo scontro tra l'armata romana e i difensori ebrei aveva provocato l'estinzione della pianta. Perché era richiesto quest'olio dell'unzione? Lo vediamo in Daniele capitolo 9 al versetto 24. È una delle profezie più importanti della Bibbia. Settanta settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, la città è Gerusalemme, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Chi era il Santissimo? Il Messia. Gesù il Santissimo. Dato che quest'olio era estinto, sembrava impossibile che potesse essere usato per ungere Gesù. Durante la sua vita terrena, Gesù non è mai stato unto alla sua prima venuta. Quest'olio dell'unzione era andato perso per 2000 anni e sembrava impossibile riprodurre quell'olio in qualunque modo. Ma tra i rotoli del Mar Morto è stato rinvenuto un rotolo di rame. Questo rotolo di rame, ritrovato intorno al 1953, contiene una lista cesellata di circa 64 luoghi dove i giudei esseni hanno nascosto i tesori del Tempio. Una grande quantità di monete in oro e in argento, ma anche la tavola della presentazione dei pani, utensili del Tempio che erano insostituibili, e l'olio dell'unzione. È una lista indefinita, ma è chiarissimo che corrisponde a realtà. Ci sono poi alcuni studiosi che suggeriscono che si tratti solo di un tesoro leggendario. Questa lista però si presenta come un inventario, come una descrizione topografica molto dettagliata. Luoghi intorno al Monte Sinai e Gerusalemme, a Qumran, nei pressi del Mar Morto, e anche presso il fiume Arnak, in Giordania. 3 luoghi dove questi oggetti sono sotterrati. C'è anche la descrizione di quanti passi scavare da un determinato pozzo e quanto scavare per trovare e cosa trovare. Nella grotta numero 13, a Qumran, è stato scoperto un olio per l'unzione, in un contenitore di questa grandezza. Io l'ho visto. E ora si trova nel Museo di Israele. Questo contenitore è rimasto sotterrato per 2000 anni, secondo un test al carbonio 14. L'olio si presentava congelato in forma semisolida ed è stato analizzato. Secondo il Talmud, l'olio dell'unzione, formato da 5 sostanze, cambia una goccia d'acqua in una sostanza simile al latte. E quest'olio ha questa caratteristica. Ora sappiamo che questo è l'olio dell'unzione sotterrato dagli esseni per essere conservato. La Bibbia ci dice che quando Gesù tornerà nel Tempio, come scritto in Ezechiele 43, dal verso 1 al 5, passerà attraverso la porta est sigillata ed entrerà nel Tempio ricostruito,
Il suo nome, Messia, Cristo, significa l'unto di Dio. Cristo sarà unto. E Daniele 9:24 dice, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. È grandioso. I rabbini capi in Israele hanno ora l'olio dell'unzione a disposizione. È quindi possibile ungere il Santissimo Gesù quando entrerà nel Tempio per purificarlo. Dio vi benedica. Spero vi siate entusiasmati, come me, delle informazioni che abbiamo da Israele sulle azioni che si stanno compiendo per ricostruire il Tempio. È tutto pronto. Sì, si stanno facendo tutti i preparativi e si sta aspettando solo un segnale da Dio per iniziare. E questo segnale io credo che sarà manifestato in un futuro profetico non molto lontano. A questo segnale Israele ricostruirà il Tempio. L'Anticristo si affermerà, profanerà il Tempio. Farà cessare le offerte sacrificali giornaliere. E Gesù quindi si mostrerà ad Armageddon e purificherà il Tempio. Tutto questo potrà essere adempiuto per inaugurare il grande giubileo, là dove Cristo annuncerà la restituzione di tutte le cose. Attendiamo che il Tempio sia ricostruito e lo vedremo realizzato ai nostri giorni. Per diversi anni ho fatto insegnamenti su questo argomento interessante. Mi sono state rivolte diverse domande. Una delle più importanti e significative penso sia questa. Quale evento profetico potrebbe motivare Israele a ricostruire il Tempio e motivare le nazioni arabe circostanti con oltre 200 milioni di persone e permettere questa ricostruzione senza lanciare una jihad, ovvero una guerra santa? È davvero un'ottima domanda. Non è mia intenzione fornire una valutazione dogmatica. Penso tuttavia che la Bibbia offra un'indicazione sulla risposta possibile. Dalle oltre 40 profezie è chiaro che ci sarà la ricostruzione del Tempio. Si dovrà comunque verificare qualcosa che cambi la mentalità religiosa di Israele e penso anche delle nazioni arabe circostanti per permettere la ricostruzione. Una delle domande è: dove sarà ricostruito il Tempio? Ci sono prove certe sul fatto che in origine il Tempio era situato in una posizione a nord della Moschea della Roccia. Dovrebbe quindi poter essere ricostruito senza ostacolare l'edificio islamico già presente. Ma l'interrogativo sull'evento potrebbe trovare una ulteriore risposta nella guerra di Gog e Magog. Ezechiele, ai capitoli 38 e 39, descrive un'alleanza tra Russia e altre nazioni, incluse quelle islamiche, tra cui figura la Persia e le nazioni arabe, nonché l'Africa del Nord. Tutte queste si uniranno in un attacco ad Israele, la circonderanno per annientare il popolo ebraico riportato da Dio nella loro terra. Dio lancerà un attacco soprannaturale di fuoco, zolfo dal cielo e piaghe, causando uno scontro tra i soldati stessi nell'esercito di questa coalizione. L'85% di questi sarà distrutto sui monti di Israele, prima che siano in grado di distruggere il popolo ebraico. La Bibbia indica che occorreranno 6 mesi per seppellire i morti e 7 anni per demolire i resti degli armamenti. Quando questo accadrà, sarà Dio a salvare Israele, non l'America o Israele stesso, ma sarà Dio in modo soprannaturale. In Ezechiele 38, 23, Dio afferma perché compirà questo, oltre che per salvare Israele, dice, così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni e riconosceranno che io sono l'Eterno. Al capitolo 39, verso 7, Dio aggiunge, così farò riconoscere il mio santo nome in mezzo al mio popolo di Israele e non lascerò più profanare il mio santo nome. E le nazioni riconosceranno che io sono l'Eterno, il Santo in Israele. Penso che siano parole che indicano un risveglio spirituale, una restaurazione in Israele. Il popolo vedrà che Dio li avrà salvati in modo soprannaturale e per riconoscenza saranno motivati a ricostruire il Tempio. E le popolazioni arabe, avendo visto la mano di Dio così evidente nel salvare Israele, permetteranno, penso, la ricostruzione del Tempio. Non ne saranno entusiasti, ma lo permetteranno. Può il Tempio essere ricostruito a nord della Moschea della Roccia? Lo credo possibile. Nella Bibbia ce ne sono le evidenze, sostenute anche dal capo rabbino Moses. Nel suo volume sulla ricostruzione della casa scelta di Dio, egli afferma che ai giorni del sacrificio della giovenca rossa, il sacerdote guardava nella direzione del muro est, fino alla porta bella del Tempio. Quindi il Tempio era allineato in direzione est-ovest, tra la porta ad est e il Tempio ad ovest. E questo vuol dire che il Tempio non era dove oggi c'è la Moschea della Roccia, ma nell'area a nord,
sul monte Moriah, sulla pietra di fondamento, dove in origine era situata l'Arca del Patto. Ci sono anche altre persone che mi chiedono: quali utensili sono stati preparati? Questa è una domanda ricorrente, alla quale voglio dare una risposta. Allora, ne sono stati preparati oltre 80 dall'Istituto del Tempio, molti dei quali io ho esaminato e fotografato. Questi includono la tavola della presentazione dei pani, il candelabro d'oro, formato da centinaia di chili d'oro e del valore di oltre 250.000 euro, strumenti musicali che venivano suonati nel Tempio dai Leviti, vasi di incenso e persino il pettorale del sommo sacerdote, ricostruito con i 12 minerali particolari indicati nella Bibbia. Miei cari amici, Israele si sta preparando a ricostruire il Tempio, stanno aspettando un segnale da Dio, e solo allora l'Arca del Patto sarà trasportata. Tutto ciò che è necessario si realizzerà affinché Cristo torni dopo i 7 anni della grande tribolazione. Tutto si realizzerà a suo tempo. Tutto. Che Dio vi benedica. God bless you.